abbastanza eclettico, diciamo. Io ho preparato... Allora, intanto presentiamo Salvatore Brigante, questa volta. Salvatore Brigante, anni 60, di Tricase, è artista, musicista, poeta, scrittore, venditore di piante, vasi, terracotta e molto altro. Uno spiritello genio dei boschi. A 8 anni comincia a scrivere poesie liriche riguardanti la terra, vere, veraci e non erotiche. Come già diceva Gianluca alla presentazione della mostra Paolo Lausa, la sua presentazione, diciamo, fu molto più dettagliata della mia, ma abbiamo abbondantemente descritto questi termini, poesie vere, veraci e non erotiche. Io avevo segnato qui i suoi aggettivi, che era primitiva, in quanto lui si riconosce, dice, in me un uomo vissuto 4.000 anni fa, che mi spinge a fare di questi segni premonitori ma non voluti. Sanguigna, in quanto così come viene dall'anima, dal momento così faccio anche con la scrittura. E impulsiva, in quanto mi dà originalità, una mano per i pensieri nel bene e nel male. L'attività anche di cantautore di Salvatore Brigante, in quanto autore di 3 CD, Uno stozzo di carta, scritto a Thun in Svizzera nel 2002, Messer Salento del 2009 e il singolo La rivolta del bacio 2004. Ah, ecco, abbiamo scritto 2009, ma è venuto la correzione. 2004. E poi il singolo La rivolta del cartone, che probabilmente sentiremo questa sera. Sì, è un sì. Qui si fa la conclusione, però scritto sul cartone. Ci siamo di nuovo, eh? Ci iniziamo. Continua. Perché oggi apriamo questa nuova, diciamo, filone qui della Galleria della Colonna, che è la presentazione poetica. Ci saranno quindi una quindicina di poeti che avranno a disposizione, io direi, un tempo massimo di circa 10 minuti per poesie a testa, e così potremo ascoltare queste dichiarazioni poetiche che iniziano oggi e si prolungheranno per, diciamo, tutto l'anno. Probabilmente verso Natale ripeteremo in grande questa stessa esperienza che oggi apre un po' da tempo. Allora abbiamo Salvatore Brigante, che ci farà, non so cosa ascolteremo, musica o... Si vede il bravo presentatore, no? Come sono tanti, proprio, non mi ricordo. Ma fa la scuola! Poi abbiamo Salvatore Armando Santoro, Emanuele Rizzo, Giovanni Greco, Tania Pagliara, che mi sembra forse ancora non arrivata, Simona Paglialunga, per gli amici Pagar, Claudia Piccino, Enzo Bacca, Lilli, poi Anna Leo, Gianni Golia, Rita Greco Scarinci, Daniele Saterino ed Enzo Fina. E Antonietta Damiano. Ah, scusa, allora, prima di Anna Leo, Antonietta Damiano, scusa, ti avevo saltato. Sono un bravo presentatore. Quindi io direi di iniziare e vorrei ricordare una bella frase di Charles Chaplin, che dice: la poesia è una lettura d'amore indirizzata al mondo. Volevo cominciare con una poesia, l'ho scritta oggi la fiera di Poderlo Lui. Poi la chitarra mi ha detto: oh, che faccio? Ci rivediamo sul capo, come lo dici stasera? Ci sono tanti poeti questa sera, tanto di tutti i poeti, tanti per tutti, parla così e basta, quindi lascia stare. Però non lo so veramente, sto un pochettino nel nuovo dannaccio, magari poi dopo veramente. L'ho scritta un po' le paludi mentre la gente circolava, guardava un muretto in pietra ricostruito. Però le pietre erano tutte miste, non erano le pietre, era mischiato, c'era la pietra antica mineraria, poi c'era la fresca della pietra pulita, si vedeva che era bello fatto, però era un po' sano come particolare. E
peccato veramente. Perché dico, se devi fare un monete, lo parlo con tutto, ti piace muovere. Ma anche se riesci a raccogliere le campagne, magari fanno parte di una pagliata di qualche cosa, di concludere calcolo che ti deve ricostruire, non va bene. E quindi scrissi, no, ma basicamente scegli di dire, questa canzone o il gioco che ho scritto oggi, dici di noi, voci politiche. Dai, dimmi. Ma quindi prima canzone o prima canzone? Qui questa sera c'è un piccolo vulcano che si sta piano piano prendendo strada e vuole esplodere, non sono io il vulcano, siamo tutti noi. A volte, ma ho capito una cosa però, che la poesia è più esplosiva forse della possibile che deve scoprire della musica. Perché nella poesia li vedo più uniti, mentre nella musica c'è una costituzione che non finisce mai. O mi sbaglio io forse perché non sono nel campo. Vabbè, poi. Bye.
presente in via di San Marco. Magnoni, io la gestito a vivere l'Egitto, quindi non sta mai qui a delle scuole, cioè che non mi criticare, non fagli dico come finire la musica col colore che viene tutti gli spiriti. Cioè, fanno le canzoni come un pacco, fanno le canzoni, cioè, si mettono a cielo con cuni neri così. E quando li viene messa ieri, il porco giuro, non ricordo non trovare il baffo. Ma va bene. Mentre alzano un formaggio, gli alberi ballano intorno e mi dicono, bentornato dopo. Anche gli ombrelloni, i muri sofferenti, il flauto andino, un uccello fa l'inchino. E mi dicono tutti insieme, bentornato dottor Brigante, quindi tornato di nuovo a dove c'ho lavoro dopo tanti anni, no? A Città di Libia. Scappare può tornare per azzannare un formaggio, scappare ed essere traditi dai propri veri. Adesso sono tornato. Un cliente mi paga con un proiettile da 5 euro, un altro con una granata da 50 euro, un altro con un missile da 100 euro. Eh sì, perché gli euro non sono euro, ma sono armi da portare alle banche per mantenere delle posizioni, per combattere le altre potenze. La gente incende il più ritmo del flauto andino. Sembra un paese tutto americano, siamo cambiati. La gente neurotica tratta, decide, a volte si mangia la parola, il patto è 5 euro e ti dà 4. Un euro è stato sparato, la parola è caduta. Forse verrà reata a comprare una galassia, la galassia non verrà. Se vedo una di quelle mi faccio un po' di soldi e pago una galassia. Vedo materializzarsi i messaggi. C'è un uomo vicino che fa medica, dice di aver inventato la macchina del tempo. Sto a gioco e gli chiedo un giro e spara 5 euro. 5 euro costa la macchina del tempo. Lui mi dice devi solo chiedere. E io chiedo, portami, perché voglio poi la giocata che sta la fine. Allora portami, devo portare qua, aspetta, vieni. Allora, portami da Nicolanco, ti prego, che mi dice lascia stare, lascia che si compia il destino, altrimenti non nascerà su questo pianeta. Ritorno, portami da Michelina De Cesare, mi scaccia e dice ci vediamo sul pianeta gemello, non qui, non possiamo accontentarti. Gli dico, allora portami da Giuda, prima di tradire. Mi dice, vattene, non vedi, sono una vittima del sistema, non fermare ciò che hai deciso. Scappo all'osteria di Firenze, mi avvengo un assenso. Questa è di oggi. Forse per essere veramente liberi bisogna andare via, partire per non sentire quel muro in pietra costruito, non mi piace, chissà da dove cazzo hanno preso la pietra, una è minerale, si vede, un'altra hanno tolto la pelle, mentre l'altra è nuova, muro un zanno. Ah, mi scusi, mi scortesia, ho detto cazzo, cazzia. Tu che insegni l'educazione o apri il portone a quell'imbroglione, gridi, sospiri e ci spari un cannone, mentre il marito prepara il caffè e l'amico suona col giangherro. Il marito, l'amante e l'amico, trissi di... stavolta non lo dico. Stavolta parlo io, l'amico. L'uomo ombrello cerca il cervello. Tu che mi parlavi di stelle, di luna, di miele, tu con le tue utopie accendevi le mie fantasie. Stop! L'ombrello ha trovato il cervello. Che cosa ci facevi alla fiera di Padova nel 2009? Quegli alberi di olivo, anche centenari, portati a bonsai a 130 euro l'uno provenienti dalla Spagna, cosa ci facevano? Nel 2009 alla fiera di Padova c'erano gli alberi di olivo grossi con il tronco così, anche centenari, venduti a 130 euro l'uno, comprati prettamente dai rivalisti sorrentini. Che cosa ci facevano nel 2009 quello di Bolu? E i carichi di palme infette, del punteruolo, e gli alimenti in scadenza?
lo spread dello scontrino andava a braccetto e faceva l'inchino. E poco dopo che l'incanto spunta il clandestino dall'italico suolo del banco, sposare il clandestino dal carro al pieno al pieno. Stop, basta! Dalla sabbia prende le sembianze e lei diventa donna, assume sembianze umane. La sua lingua è sete, la via della sabbia sfida l'ebre e impossibilmente finita. Si muove, incede lentamente, lancia ormoni di sabbia, si insinua tra i poli, alimenta orgasmi tra i fili dell'ebre, lancia ragnatele, tesse, scuce, ama con gli occhi, la sento, mi fermo. Mi guarda sorpresa, mi scioglie e divento corrente che scorre verso il mare della mia. E Giovanni viene qui, prende il microfono e continua il tuo lavoro di presentatore della serata. Oh.
l'animale, la luna.